È possibile affermare che la romanizzazione sia stata la prima grande globalizzazione della storia? Nella lezione di oggi proveremo a dare una risposta a questa domanda sicuramente non semplice. Il nostro libro, come accade molto spesso, almeno da 10, 15, 20 anni a questa parte, sui manuali di storia che si utilizzano a scuola, propone questo confronto. E nel farlo, e la cosa secondo me è molto opportuna, fa riferimento alle idee e alle tesi di uno storico che pochi anni fa ha pubblicato un libro di grande successo intitolato L'Impero Greco-Romano, e dal quale noi stessi faremo una breve lettura nel corso della lezione di oggi. Cerchiamo innanzitutto di capire bene a che cosa si faccia riferimento quando si utilizzano i vocaboli romanizzazione e globalizzazione. Partiamo da quest'ultimo. Sicuramente ognuno di voi ha già sentito utilizzare almeno qualche volta in televisione, su internet o sui giornali questo vocabolo. Che cos'è la globalizzazione? È un fenomeno che si sta verificando negli ultimi anni, cioè l'estensione su scala mondiale di alcuni fenomeni come ad esempio l'economia. Se ci pensate, ai giorni nostri, le economie dei vari stati del mondo sono ormai tutte connesse, collegate, interconnesse fra di loro. Pensiamo, per fare un esempio specifico, alla possibilità di acquistare tramite internet a grande distanza prodotti provenienti da tutte le parti del mondo nel giro addirittura in certi casi di pochissime ore. Si parla anche di globalizzazione, ad esempio, a livello linguistico, quando si dice che l'inglese è ormai diventata la lingua delle comunicazioni e dell'economia a livello mondiale, e così via. Globalizzazione significa dunque che l'intero mondo è interconnesso, i singoli stati sono collegati fra di loro in maniera molto, molto più profonda che in passato. Che cosa si intende invece con il termine romanizzazione? Qui si fa riferimento a un fatto storico più specifico. La romanizzazione è stata l'imposizione da parte dei romani della propria civiltà, della propria cultura, delle proprie tradizioni e dei propri usi alle popolazioni che nel passare dei secoli hanno conquistato e inserito all'interno del loro impero. I due fenomeni potrebbero dunque risultare simili. In entrambi i casi si parla di diffusione su larga scala di determinati fenomeni. Tuttavia, attenzione, non possiamo utilizzare i due termini come se fossero sinonimi e non possiamo dire in piena sicurezza che la romanizzazione fu a tutti gli effetti una globalizzazione. Perché possiamo affermare questa tesi? Per provare a dimostrarlo, prendiamo spunto innanzitutto da una lettura di Paul Vane, tratta proprio da questo libro che ho citato prima, L'Impero Greco-Romano, che trovate sul vostro libro di testo di storia a pagina 119. Proviamo a leggere e a commentare insieme questa breve lettura. Ci darà sicuramente alcuni spunti interessanti nella direzione che stiamo cercando di rispettare. Vane dice così: il nostro scopo sarà quello di capire quale fu l'atteggiamento dei greci nei confronti del dominio romano. Lui parte da un esempio specifico. Vediamo se i greci hanno, come dire, completamente assorbito questa romanizzazione oppure no. Hanno finito per considerare i romani come dei loro compatrioti? O, al contrario, si è mantenuta una nazionalità greca? Dico proprio nazionalità, riferendomi a quel legame che unisce degli individui a una particolare identità e non nazionalismo, movimento sorto nel XIX secolo, che pone a fondamento di ogni formazione politica il concetto di identità etnica. La risposta degli storici moderni, che non sarà la nostra, è quasi unanime e poco sfumata. Per loro, sì, c'è stato un passaggio dalla sottomissione all'accettazione e i greci hanno finito per sentirsi cittadini dell'impero.
Poi Wayne, come vedete ragazzi, parte da un esempio molto specifico, quello dei greci. Voi sapete che la Grecia è entrata ufficialmente a far parte dell'impero romano nel 146 a.C. Se noi facciamo due conti, dal 146 a.C. fino alla caduta dell'impero romano d'Occidente, cioè fino al V secolo d.C., sono passati circa 650 anni. Di solito si tende a dire che nel corso di questi 6 o 7 secoli i greci sono stati a tutti gli effetti assorbiti all'interno della cultura romana e ormai si sentivano cittadini dell'impero e romani come gli altri. Qui Vane propone un punto di vista alternativo dicendo: ma siamo proprio sicuri che le cose siano andate esattamente così? Continuo nella lettura del brano. Vane dice: e se la questione fosse meno semplice? Gilbert Dragon, uno storico francese, scrive a giusto titolo: se anche c'è stato un avvicinamento, non c'è stata integrazione. Il potere è rimasto romano e la cultura greca. E distingue fra l'assuefazione dell'Oriente greco al potere romano e la sua refrattarietà alla romanizzazione. Si tratta di distinguere le molte e differenti attitudini che, pur sembrando contraddittorie, convissero e rimasero inalterate per 4 o 5 secoli. Era possibile al tempo stesso disprezzare Roma, essere fieri di essere greci e sostenere l'ordine imperiale. Qui Vane, facendo riferimento ad un suo collega storico francese, Dragon, sostiene questa tesi, che le cose siano andate in maniera un po' più complessa di come le raccontiamo solitamente. Cioè che col passare dei secoli, i greci, certo, dal punto di vista politico-militare, accettarono la supremazia romana, ma per così dire la malsopportarono, la tollerarono, continuando a essere fieri di essere greci, cioè mantenendo dal punto di vista culturale una propria identità forte che non mescolarono a quella romana. Vane prova a dare una spiegazione di questo fenomeno ed è questa. Due sono le chiavi di comprensione di queste contraddizioni. Innanzitutto, i sentimenti dei sudditi di un grande impero multietnico non sono tanto semplici quanto quelli dei cittadini di uno Stato nazionale. 15 secoli più tardi, in un'altra formazione multietnica, quale l'impero austro-ungarico, i sudditi resteranno ungheresi fino in fondo, fieri della propria identità, ma si mostreranno generalmente leali nei confronti dell'imperatore e faranno carriere sfolgoranti nell'esercito e nelle amministrazioni imperiali. Secondariamente, si deve ricordare che pur dopo lunghi secoli, gli Elleni, cioè i Greci, erano uno di quei popoli della storia che hanno un'altissima considerazione di sé. Il loro dizionario delle idee conteneva il lemma, cioè la voce, Greci, primo popolo del mondo. Quanto ai Romani, i Greci li hanno sempre considerati degli stranieri, a cui, benché vinti, si sentivano superiori. Qui Vane fa un paragone con un altro grande impero multietnico della storia più recente, della storia moderna e contemporanea, ed è l'impero austro-ungarico. L'esempio è questo: all'interno dell'impero austro-ungarico convivevano diverse etnie, popoli molto diversi l'uno dall'altro dal punto di vista della lingua, della cultura, della civiltà. Fa l'esempio degli ungheresi. Gli ungheresi a un certo punto entrarono a far parte dell'impero austriaco e tutto sommato, nella maggior parte dei casi, si rivelarono fedeli all'imperatore austriaco. Tuttavia, ciò non significa che cancellarono la propria identità, al contrario, rimasero per secoli fieri della propria diversità e della propria identità nazionale. Vane dice probabilmente qualcosa di simile era accaduto nel mondo antico nel caso dei greci. I greci alla lunga accettarono la supremazia militare, politica, organizzativa dei romani.
Ciò non significa che riconoscessero loro una superiorità morale o civile, al contrario, i greci rimasero fieri della propria identità, della propria cultura, delle proprie antiche tradizioni. Prosegue Vane. I notabili, cioè i cittadini più importanti delle città greche, cercavano di acquisire la cittadinanza romana e persino di entrare nel Senato. Tuttavia, desideravano per le loro città la libertà, cioè una sorta di autogoverno, e soffrivano sotto il giogo del governatore romano della provincia, despota straniero. Un africano poteva sentirsi romano continuando a essere fiero di discendere dagli avi di Annibale, ma un elleno, cioè un greco, si sentiva greco. E basta. Come vedete dunque, ragazzi, Paul Vane propone una lettura un po' più complessa di quella che di solito si propone. Solitamente i manuali di storia, quando parlano del concetto di romanizzazione, sembrano quasi dare per scontato che col passare dei secoli la civiltà, la cultura romana si sia perfettamente sovrapposta alla civiltà e alle culture locali e le abbia cancellate, le abbia completamente distrutte. Le cose, come vedete, non sono andate assolutamente in questo modo. O meglio, il fenomeno ha avuto gradi di intensità diversa a seconda delle zone di cui parliamo. Facciamo un esempio, che è un esempio linguistico. Solitamente, quando uno pensa all'impero greco-romano, istintivamente è portato a pensare che nell'intero impero, a un certo punto, o perlomeno dopo qualche secolo, tutti parlassero latino. Le cose non sono andate assolutamente in questo modo, al contrario, l'impero romano per secoli è rimasto un impero bilingue, dove nella parte orientale, quindi in metà circa dell'impero, ovunque si parlava greco e la lingua diffusa era quella, non era il latino. Il latino era conosciuto e parlato da una piccola minoranza degli abitanti di queste province orientali. Viceversa, nella parte occidentale dell'impero, col passare dei secoli, il latino si diffonde ovunque, ma anche qui, non ovunque nello stesso modo. Va fatta una precisazione. Un conto è il latino parlato a Roma o nelle regioni dell'Italia. Un conto è il latino parlato nelle province occidentali, penso ad esempio alla Gallia, oppure alla Spagna, oppure alla Britannia, oppure al Nord Africa. In questo caso abbiamo prova del fatto che nel latino, diciamo così, provinciale delle province occidentali, si utilizzassero a livello di lessico molte parole, molte espressioni che non erano propriamente latine, ma che nascevano da una sorta di mix, di incrocio fra la lingua latina vera e propria, quella parlata a Roma, e le vecchie parlate locali. Quindi, ad esempio, dal punto di vista linguistico, non possiamo affermare che la romanizzazione sia stata una totale globalizzazione del mondo antico, almeno dal punto di vista linguistico, le cose non sono andate così. Inoltre, se ci pensate, quando ai giorni nostri parliamo di globalizzazione, facciamo soprattutto riferimento all'economia, come dicevamo all'inizio di questa lezione. Sicuramente il mondo greco-romano, dal punto di vista economico, era relativamente interconnesso al proprio interno. C'erano scambi, grandi commerci fra una provincia e l'altra. Ma né da un punto di vista quantitativo né da un punto di vista qualitativo, l'intensità e la qualità di questi commerci possono essere paragonati con la grande quantità di merci scambiate nel mondo ai giorni nostri, e neanche a livello di tempistiche. Questo vale anche ad un altro livello, a livello di comunicazione e di passaggio dell'informazione. Se ci pensate ai giorni nostri, forse quando sentiamo la parola globalizzazione, la prima cosa che ci viene in mente è internet, la rete. Effettivamente è vero, ai giorni nostri c'è globalizzazione non tanto a livello linguistico, per quanto l'inglese si stia diffondendo in tutto il mondo come lingua di comunicazione fra popoli diversi, e non soltanto a livello economico, commerciale, finanziario, come dicevamo poco fa, ma soprattutto a livello di informazione, di comunicazione e di rapidità nel passaggio di informazione. L'elemento che forse più di tutti unifica il mondo, lo rende globale ai giorni nostri, è ad esempio la possibilità di utilizzare internet in maniera rapida, veloce,
facendo passare le informazioni nel giro di pochi secondi da un estremo all'altro della Terra. Questo non è mai avvenuto ai tempi dell'Impero Romano. Le comunicazioni erano per l'epoca abbastanza veloci, ma infinitamente più lente di quelle del mondo attuale. Va poi aggiunto un ulteriore distinguo a livello di nuovo quantitativo. Se voi guardate questa carta storica che vi ho proiettato, certo possiamo affermare che l'impero romano fosse gigantesco, uno dei più grandi imperi della storia, ma non è un impero veramente universale. Guardiamo anche soltanto l'Europa. Tutta la parte germanica dell'Europa non entra a far parte dell'impero romano. Lo stesso vale per l'Africa, soltanto l'Africa del Nord entra a far parte dell'impero. La stessa cosa la possiamo fare per l'Asia. Pensate a tutte le parti del mondo, a tutti i territori che rimangono sotto il controllo, ad esempio, dell'impero dei Parti e così via. Perché si parli di globalizzazione, si deve parlare di globo, cioè di intero mondo. E qui le cose sono diverse. L'impero romano, per quanto vasto, non fu vastissimo e non comprese mai al proprio interno tutte le terre dell'epoca. Quindi, come vedete, abbiamo individuato almeno 3-4 limiti a livello linguistico, a livello economico-commerciale, a livello territoriale, a livello di comunicazione di informazioni alla presunta globalizzazione operata dai romani. Risulta dunque, quindi credo opportuno, e in questo sono perfettamente d'accordo con Bain, sostenere che la romanizzazione e la globalizzazione siano due fenomeni profondamente diversi e che non si possono utilizzare un po' alla leggera come sinonimi, come purtroppo negli ultimi anni è capitato spesso di vedere anche nei libri di scuola che spiegano la storia. Bene ragazzi, vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo quali sono le pagine da leggere con attenzione sul libro per la prossima volta. L'argomento di quest'oggi lo trovate sviluppato sul vostro libro di testo alle pagine 112 e 113 che vi invito a leggere con calma e le parole di Vane che ho citato nella prima metà della lezione le potete trovare sul libro a pagina 119. Bene ragazzi, grazie a tutti, buona giornata. E ci vediamo alla prossima lezione. Un saluto a tutti!